Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova guida per After Effects, in cui vedremo come creare una scritta che viene disegnata come se venisse scritta a mano. E la prima cosa che vi chiedo è di visitare schimmu.it, il nostro blog che ormai esiste da più di un anno, in cui pubblichiamo spesso articoli, anzi quasi sempre articoli molto utili, e di solito pubblichiamo anche qualcosa riguardante Adobe. Comunque trovate in grafica, ecco qui, la categoria After Effects, e adesso c'è ancora poco, ma andremo ad aggiungere molto altro. Insomma, sicuramente ci sarà qualcosa che vi interesserà. Poi mi raccomando, diventate fan su Facebook, seguiteci su Twitter e abbonatevi anche al canale di YouTube di Schimmu. Allora, direi di iniziare il nostro tutorial. Una cosa di cui avrete bisogno sarà il font Hand of Scene, che è uno dei migliori font, secondo me, in stile scritto a mano, chiamato Handwriting Font, ed è questo qua, è gratuito, lo scaricate da qui. Questo qua è il sito da font, ma lo trovate anche su tanti altri siti. Insomma, è un ottimo font. Ok, iniziamo il nostro progetto. La prima cosa da fare è andare su composizione, nuova composizione. E qua, vabbè, potete decidere voi. La chiamiamo innanzitutto testo scritto a mano, colore bianco. Direi che venti secondi ci possono bastare. Frequenza fotogrammi facciamo, vabbè, 25 va benissimo. Ok. Ah no, scusate. Qua 20 secondi. Ok, altrimenti sarebbe 20 fotogrammi se lo scrivo qui. Eccoci qui. 20 secondi, vabbè, sono anche forse troppi, ma in ogni caso. Allora, abbiamo la nostra composizione. La prima cosa da fare è cliccare sullo strumento testo e disegnare il nostro testo. Scegliamo Hand of Scene, qua vabbè, iniziamo a scrivere, troppo grande, spostiamolo al centro, ingrandiamolo un po'. Ok, un attimo, ok. Perfetto, questo qua è il nostro testo. Prima di intervenire direttamente su di esso, dobbiamo creare lo sfondo e duplicarlo. Quindi duplichiamo subito il testo. Beh, vabbè, duplichiamolo dopo, prima creiamo lo sfondo, quindi andiamo su livello nuovo, tinta unita. Lo chiamiamo sfondo. Ok. Spostiamolo sotto il nostro testo e andiamo su effetto, genera sfumatura. Sfumatura radiale. Facciamo un grigio, quindi spostiamo la fine ed inizio. Se no facciamo il grigio in basso e il bianco. Eccoci qui, quindi avremo una sfumatura grigia che parte dal basso che si espande verso il bianco. Insomma, un piccolo effetto che. Ok, quindi adesso quello che faremo è applicare un effetto al nostro testo, rinominiamolo premendo via, chiamiamolo testo, e questo effetto si chiama effetto tratto e possiamo già applicarlo, quindi andiamo su effetto, anzi no, scusate, prima duplichiamolo, quindi selezioniamolo, file, duplica. Quindi andiamo su effetto. Dovete selezionare il duplicato, effetto genera tratto. Eccoci qui che è apparso il nostro effetto. E quindi allora la prima cosa da fare, vi spiego un po' come dovremo lavorare. Utilizzando lo strumento penna dovremo ritagliare varie maschere di tutte le lettere e ritagliarle in un certo ordine, come se venissero scritte. Quindi nel duplicato eliminiamo il testo, selezioniamolo tutto con lo strumento testo e cancelliamo. Come vedete rimane perché c'è sotto il primo livello. Quindi
Quindi selezioniamo il primo livello, premiamo T e riduciamo l'opacità. Adesso vedrete il perché. Questo qua, il primo livello, ci servirà soltanto da livello guida, infatti alla fine lo cancelleremo. Selezioniamo il livello duplicato che adesso devo illuminare, anzi facciamo effetto tratto, chiamiamo. Ecco, a questo punto selezioniamo lo strumento penna, questo qua. Quindi dobbiamo ingrandire la composizione per semplicemente vederci meglio, ecco qui. E proviamo a ritagliare, diciamo, a ricalcare le nostre lettere. Così. Ecco qui. Come vedete non si vede niente perché dobbiamo selezionare tutte le maschere del nostro effetto. E vedete che si vede una linea bianca che è sotto la linea gialla che dopo sparirà perché è la linea. Se io clicco fuori, ecco, vedete che c'è soltanto la linea bianca. Questo perché da queste impostazioni ora modifichiamo il pennello che sarà usato per disegnare le lettere. Quindi vogliamo un pennello nero, lo vogliamo più grande, grande quanto la lettera. Ovviamente non sarà perfetto il nostro disegno, poi voi dovrete fare un lavoro più accurato, poi ad esempio tenendo premuto Alt potete modificare il testo, dopo potete modificare tutto. Poi durezza pennello la aumentiamo, direi di fare 94 e poi il resto lo modificheremo dopo. Ci sono altre impostazioni che potete provare, ma direi che va bene. Mi raccomando, attenzione alla dimensione del pennello che dovrete cambiare a seconda del font che avete utilizzato. Quindi con lo strumento penna adesso bisogna ricalcare tutte le nostre lettere. Poi, tenendo premuto Alt, cliccate per chiudere la maschera e iniziate la nuova maschera. Anche adesso, tenendo premuto Alt, cliccate, poi rilasciatelo e iniziate la nuova maschera. Vabbè, adesso farò un lavoro abbastanza veloce. Ecco, in questo caso dovete spostare questo qua in modo che non è precisissimo. Eccoci qui. Abbiamo già finito adesso. Quindi selezioniamo lo strumento selezione, come vedete ecco il nostro testo. Ora è molto semplice. Allora, innanzitutto eliminiamo il livello guida, quindi selezioniamolo e premiamo il backspace e come vedete non c'è più il contorno. Come vedete ci sono alcuni errorini che ho fatto, ma perché l'ho fatto abbastanza velocemente, tipo questa M che sembra proprio una M, oppure questo piccolo spazio, insomma. Però comunque dopo si possono risolvere modificando il tracciato. Quindi adesso selezioniamo il nostro livello, ci posizioniamo all'inizio della composizione e clicchiamo sull'orologio di fianco a fine. Se noi infatti muoviamo il
questo valore, vedete che si decompone, diciamo si, di com sì, si decompone la nostra scritta. E quindi diciamo è perfetto se registriamo il fotogramma e creiamo l'animazione. Quindi ci posizioniamo all'inizio, clicchiamo sull'orologio e deve essere a zero il valore. Poi ci posizioniamo, non so, a 6 secondi, sarà quindi parecchio lenta, e lo portiamo a 100. Quindi se noi adesso lo facciamo andare, adesso andrà, va un po' più lento perché sta facendo il rendering, ma vedete che abbiamo il nostro effetto scritto a mano. Ed è anche abbastanza naturale, quindi è un effetto, l'effetto tratto è un effetto che lavora molto bene. Ok, grazie per aver seguito questo tutorial, chiaramente potete arricchire la vostra composizione come preferite. E ci vediamo col prossimo tutorial. Mi raccomando, visitate Skimboo e vi saluto. Ciao a tutti.